Il dragaggio non va in porto e si rischia che i sedimenti possano impedire ai pescherecci di tornare in mare alla fine del fermo biologico. A fare il punto della situazione sul porto canale di Pescara, Giacomo Fanesi, ex docente ed esperto di navigazione. Fanesi, è perentorio, occorre un dragaggio urgente. Professore, il porto rischia di chiudere? Ma io penso che il fiume non va in ferie come i pescatori, quindi i sedimenti li porta continuamente. Di conseguenza, visto che tutti i pescherecci sono a terra, quindi non si riforma più la canaletta che procuravano specialmente le barche grosse, quando ritorneranno in mare ci sarà il tappo dei pescherecci alla fine con la chiusura totale del porto, secondo me. Se invece il fiume si ferma come pescherecci, allora ci è rimasto la vecchia canaletta e potrebbero tornare in mare. Questo non è che voglio essere critico o polemizzare quello che è stato fatto. Secondo me il fiume è stato sempre dragato, va continuamente dragato perché il fiume non sta mai fermo e continuamente il fiume porta sedimenti. Quando porta sedimenti vuol dire che deposita. Deposita, c'è diminuzione di pescaggi. Quindi, come stanno le cose, siamo la frutta. Ma perché non si sta dragando, mi scusi? Ma questo non lo deve chiedere a me, scusa. Questo bisogna chiederlo su, perché ogni tanto, io penso anche per via di, voglio essere critico, non voglio polemizzare, ci sono di mezzo le votazioni, quindi adesso nessuno politica pensa al fiume, pensa ai pescatori, pensa alla città, si pensa solo al 25 settembre. Di conseguenza che succede? Che il fiume è stato preso quasi, anche perché adesso i pescherecci sono fermi, negli interessi, i pescatori non vanno a bordello nel vero senso della parola, non si incazzano perché dovrebbero dire, boh che torniamo a mare, riusciamo ad uscire o no? Quindi ora sarebbe il momento giusto di andare al comune e di, se non viene la draga, che cosa succede? Ci blocchiamo? Questo è il discorso. Ogni quanto dovrebbe essere dragato il fiume? Ma non esiste ogni quanto, il fiume va dragato continuamente, perché come ripeto, il fiume cammina continuamente. Quindi il fiume, prima a Pescara c'era la draga fissa, formata da una draga che in realtà dall'inizio dell'anno alla fine dell'anno dragava il fiume sotto e sopra, diciamo un pescaggio di 5 metri. Pensa che arrivava il Tiziano, l'Andrea Bafì, il Bafì, entravano di tutto. Entravano anche 4-5 navi, vuol dire che c'era fondale, perché la draga continuamente dragava. Poi con quel braccio lì bisogna vedere se veramente, io sono un po' scettico, quindi non è che siamo all'ultima spiaggia, abbiamo chiuso pure sta spiaggia.